amici di Your Tuning, siamo ancora qua al My Special Car di Rimini con Alessandro. Alessandro, tu fai parte di qualche club o di qualcosa? Sono presidente del Tuning Performance Club e quest'anno partecipiamo al My Special Car con 19 auto. Addirittura. Allora, questa è la tua? Questa è la mia auto. È una Seat Leon Cupra, motore è un 2000 turbo benzina da 243 cavalli. E abbiamo deciso di farla, diciamo, abbastanza scura, infatti il soprannome è Cupa, al posto che Cupra, Cupa. Ok, allora vuoi spiegarci un po' nei dettagli cosa hai modificato? Certo, abbiamo montato un body kit, quindi minigonne, paraurti davanti, paraurti dietro, scarico e poi i cerchi della barracuda. Abbiamo deciso di fare dei dettagli nero lucido in modo da incattivirla ulteriormente. Incattivirla, perfetto. Dentro invece avete fatto delle modifiche o...? Dentro è totalmente originale, okay. Per adesso. Ok, allora ci concentriamo un po' sul fuori. Come mai ti è venuta questa idea? Come mai cupo? Solo per il gioco di parole o...? No, in realtà è una cosa abbastanza pensata. Beh, a me le cose, diciamo, i colori stravaganti non mi attirano tanto. Personalmente, cioè il discorso del tuning è personalizzare la macchina, quindi uno se la deve sentire sua, no? E quindi niente, adesso va molto l'opaco e siccome è uscita dalla carrozzeria settimana scorsa, quindi è proprio un progetto nuovissimo ed è venuta fuori questo stile. Poi da lì il nome Cupa. Okay. Ma a me personalmente piace molto, no? Non devo dare preferenze però... Allora, ad ogni modo, cosa ne pensi del My Special Car? Non è la prima volta che vieni? No, è la terza volta che partecipo, ovviamente la prima volta con questa macchina. No, è un evento a livello europeo, è diventato quest'anno, mi pare. Quindi, no, secondo me è una cosa molto interessante, anche perché poi si incontrano tante persone con la stessa passione, quindi si ha modo di scambiarsi delle idee, di condividere anche questa passione che ci unisce. Ok, allora ti faccio una domanda proprio perché hai tirato fuori l'elemento personale del tuning che secondo me è molto importante. Cosa ne pensi del tuning in Italia per il fatto che sia visto come un'attività criminale, eccetera? La tua opinione? La mia personale opinione è che c'è molta ignoranza ed effettivamente essendo un hobby in Italia che si sta diffondendo a macchia d'olio negli ultimi 3-4 anni è molto nuovo. E quindi giustamente le autorità, quindi lo Stato, eccetera, devono ancora assimilarlo, no? Lo devono ancora assimilare, quindi secondo me per un'altra decina d'anni si andrà avanti a vedere il tuning come un crimine, però bisogna capire che molte persone che sono qui all'interno non sono né criminali né gente che va a correre per le strade, perché con queste macchine se andiamo veloci sulle strade si sfascia tutto. Voi ci tenete alle macchine? Assolutamente sì. Da quanto tempo ti occupi di tuning? È dal 2007. Quindi boh, abbastanza. Sì, però so che molti dei presenti se ne occupano da più tempo, però è una passione che mi è arrivata negli ultimi 4 anni. Diciamo. Non è importante la quantità, ma l'intensità della passione. Sì, assolutamente. Poi ci tengo a precisare una cosa, noi come Tuning Performance Club abbiamo fondato un'associazione e facciamo raduni dalle nostre parti, quindi in provincia di Como, a scopo benefico. Addirittura, complimenti. E quindi praticamente uniamo la nostra passione con fare beneficenza, che è la cosa secondo me migliore, perché è un hobby per noi, non è un lavoro. E come vi possono trovare per far parte di questo club, se è accessibile o meno? Ma sì, abbiamo un gruppo su Facebook, Tuning Performance Club, e poi una mail tpc@live.it e poi un forum su www.sandroscar.it, lì c'è la sezione forum. Perfetto, vuoi salutare qualcuno, aggiungere qualcosa? No, saluto tutti gli appassionati di tuning in Italia e visto che il salone di Rimini è diventato europeo, anche di tutta Europa. Perfetto, allora grazie mille. Noi ci vediamo tra pochissimo, mi raccomando, state con noi. Arrivederci.